in cambiamenti climatici è aumentata la frequenza di piogge intense che possono provocare eventi di piena improvvisi, in particolare sui torrenti urbani. Le città sono chiamate ad affrontare questa nuova sfida e con il progetto Rainbow tentiamo di dare una risposta a questo genere di problematiche. Costruire una piattaforma che integri dati e sensori utili a prevedere inondazioni che possono assumere caratteri catastrofici, quelle che vengono chiamate le flash flooding. I sistemi previsionali e di analisi dei rischi del territorio oggi sono un tema di grande attualità e la piattaforma tenta di dare una risposta efficace ad una preoccupazione che hanno i cittadini rispetto a quelli che possono essere eventi catastrofici come le inondazioni dei torrenti o dei fiumi. La piattaforma software sviluppata all'interno del progetto Rainbow è basata sulla tecnologia web e quindi accessibile da qualunque personal computer. Inoltre è basata su un'architettura aperta e quindi condivisibile anche da piattaforme terze. I risultati principali raggiunti all'interno del progetto riguardano prima di tutto il potenziamento delle infrastrutture di monitoraggio attraverso l'integrazione di sistemi tradizionali ma anche innovativi. Lo sviluppo di un sistema di allerta basato su modelli di simulazioni idrologici. La simulazione di scenari critici in tempo di pace attraverso il calcolo delle mappe di vulnerabilità, il supporto alla definizione del piano di emergenza dei comuni attraverso la mappatura dettagliata dei dati territoriali. La piattaforma offre uno strumento molto valido ai comuni della regione Emilia-Romagna che hanno necessità di costruire dei sistemi di pianificazione, di analisi dei rischi, perché questa piattaforma permette di costruire mappe di rischio e mappe di vulnerabilità che servono agli istituti di protezione civile per realizzare delle previsioni sui possibili eventi che accadono su un territorio specifico.